Questo corso, vi ricordo che è stato organizzato dall'Ambasciata dei Diritti in collaborazione con Melting Pot Europa e la Sciata Centrale. Per chi non conosce, Melting Pot è una piattaforma web che si occupa di migranti e ha una grande sezione dedicata appunto alla normativa proprio per i migranti. All'interno di questa sezione potete trovare tantissime sentenze e in particolare c'è una parte che è dedicata all'osservatorio sulle commissioni territoriali che molti di voi conoscono. E oggi appunto, visto l'uscita del decreto legge Salvini, parleremo di questo decreto evidenziando ancora una volta come questo decreto sia l'ennesimo colpo che crea un diritto che è differenziato rispetto agli altri rivolto solo ai migranti. Infatti dal 98 ad oggi, con le varie leggi, passando per la Bossi-Fini, passando per il decreto Minniti al decreto Salvini, abbiamo visto concretizzarsi un diritto parallelo. È come ci fossero due codici penali, uno per gli italiani e uno per gli stranieri. Di fatto questo ha dato vita e sta dando vita a un vero e proprio apartheid. La cosa più sconcertante di questo decreto, come alcuni hanno già osservato, è che è stato fatto in misura d'emergenza, quando in realtà non c'è un'emergenza arrivi, non c'è un'emergenza che riguarda i richiedenti asilo. Tutt'altro, siamo in una fase che è di estremo calo. Questo però sappiamo anche che è una scelta politica ben precisa, perché alimentare l'odio, alimentare l'apartheid si può fare in vari modi. Si può fare attraverso i media, come molti fanno, si può fare anche attraverso i decreti, come sta appunto facendo Salvini e come prima di lui ha fatto Minniti, che, non ci dimentichiamo, è colui che ha aperto poi la strada a questa nuova politica. Questa evidente differenza che c'è di diritti a cui possono attingere i migranti e gli italiani nati qua è talmente evidente che però non coincide poi con la realtà, nel senso che la percezione della realtà di molti è l'opposto, ovvero molti percepiscono che i migranti hanno più diritti degli italiani, cosa che non è vera, molti percepiscono che i migranti delinquono più degli italiani, e anche questo non è vero. Quando si parla spesso, no, delle condizioni carcerarie in cui sono spesso trattenuti molti migranti, è anche spiegato dal fatto che non avendo qua una famiglia oppure avendo comunque un legame sociale molto ridotto, non possono attingere a quelle misure alternative che magari invece molti italiani possono attingere. Quindi c'è questa disparità che da un lato c'è una forte percezione di un pericolo sociale che poi non corrisponde con la realtà. Ed è questo l'unico motivo su cui è basato questo decreto Salvini, che poi l'avvocato Paolo Cognini ci esaminerà poi nel dettaglio. Questo ci costringe, questa forza di diversità ci costringe ad essere molto precisi e molto seri quando ci occupiamo di diritti dei migranti, perché non ci dimentichiamo che dietro questi decreti, dietro queste normative, c'è sempre la vita di una persona. Quindi tutti gli operatori che sono qua presenti questa sera, tutti gli avvocati, sanno che muoversi all'interno di questa burocrazia, all'interno di questa legislazione estremamente ristretta, è complicato, lo devono fare con estrema serietà, appunto per rispetto di queste persone. Ultima cosa, chiudo, invito chi magari non l'avesse fatto, se può, di lasciare una piccola donazione all'ambasciata all'entrata quando poi uscite, in modo da permetterci poi di creare ancora momenti come questo, che abbiamo voluto appunto farlo in maniera gratuita per dare un segnale che comunque c'è da parte di qualcuno una forma di resistenza a quello che sembra oramai diventato un tritacarne. Lascio la parola adesso all'avvocato Paolo Cognini e buona serata a tutti. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio tutti per essere qui presenti a questo momento così di riflessione intorno ad un provvedimento normativo che avrà effetti molto importanti, come mi anticipava poco fa Danilo nell'introduzione, sulla vita di tante persone. E, è stato scelto di fare questo appuntamento di formazione, di analisi, in un momento particolare, cioè in un momento in cui il decreto legge è stato
pubblicato, quindi di fatto è in vigore, ma deve ancora essere convertito in sede parlamentare. Questo non è un caso. Abbiamo voluto fare questa formazione proprio in questo momento perché abbiamo ritenuto che i contenuti del decreto legge siano così importanti, così determinanti da spingere ad assumere una consapevolezza, una conoscenza anche tecnica, anche nel merito del decreto legge, in una fase in cui forse ancora qualcosa è possibile fare rispetto all'iter di questo testo, normativo. Io affronterò la disamina del decreto legge partendo da una visione critica, lo dico anticipatamente, mi sembra corretto dirlo, non credo molto nelle relazioni neutre, gli aspetti tecnici hanno una loro oggettività, quindi li illustreremo per quello che sono, ma c'è una valutazione complessiva dentro cui si cala anche l'analisi che andremo a fare. Non sarà facile fare questa disamina perché il decreto legge è costruito in maniera abbastanza complicata, ci sono una serie di scatole cinesi, no, che lo attraversano, e presuppone ovviamente una conoscenza di base, cioè non possiamo in questo percorso che affronteremo oggi partire dalla radice degli istituti che noi andiamo ad analizzare, quindi presupponiamo insomma che gli istituti di fondo della protezione internazionale, della normativa in materia di immigrazione siano già conosciuti. Per semplificare un po' la disamina del decreto, proviamo a immaginarlo come una sorta di edificio con più entrate, diciamo con due entrate. Un'entrata va verso la normativa che regolamenta il controllo nelle nostre città, quindi la parte più dedicata alla cosiddetta sicurezza urbana, e la parte invece che è più concentrata sulla materia, sulle materie che attengono all'immigrazione e alla protezione internazionale. Noi oggi esamineremo questa seconda parte, non abbiamo la possibilità anche per i tempi di esaminare tutto il decreto, però queste due parti, dicevo prima, sono articolazioni di uno stesso edificio. Quindi poi nella valutazione del decreto legge consideriamo anche tutti gli altri aspetti che lo caratterizzano e che vanno ad investire, a coinvolgere, ad interessare la nostra vita sotto altri profili, quindi principalmente sotto i profili dell'agibilità delle nostre città e dell'agibilità anche della critica. L'altro punto che voglio premettere, poi entriamo nel merito del decreto legge, è che questo decreto legge è in piena continuità con i decreti legge Minniti, di cui abbiamo parlato poco tempo fa. Cioè in realtà le modifiche che vengono introdotte attraverso questo decreto legge si innestano dentro istituti, dentro impianti già fortemente strutturati dai precedenti decreti legge del Ministro dell'Interno Minniti. E se mettiamo insieme questi provvedimenti normativi, cioè quello che è stato cambiato attraverso i decreti legge Minniti e quello che viene modificato attraverso il decreto legge Salvini, ci rendiamo conto che per quanto riguarda la protezione internazionale la materia è stata fortemente stravolta. Sono stati immessi dispositivi giuridici che restringono fortemente i diritti dei migranti e le garanzie che attengono alla protezione internazionale. Ora, per schematizzare per l'appunto la disamina del decreto legge, proviamo ad immaginarlo suddiviso attraverso alcune finestre. Quindi non seguiamo, diciamo così, lo schema del decreto legge perché sarebbe troppo complicato, ma lo rimoduliamo per favorire la trattazione delle varie aree tematiche. Quindi immaginiamo un po' di affrontare una serie di finestre e nell'affrontare queste finestre inevitabilmente partiamo da quella che forse ha avuto più risalto anche giornalistico, quella di cui si è parlato di più e che rappresenta effettivamente una gravissima criticità del sistema che viene messo in campo, anche se devo dire non è l'unica.
ce ne sono molte altre che poi andremo a vedere. Quindi faccio riferimento in particolare alla protezione umanitaria, a questo istituto che attraverso il decreto legge entrato in vigore è stato sostanzialmente, formalmente cancellato dal mondo del diritto. La protezione umanitaria nel nostro paese non c'è più, l'istituto della protezione umanitaria non esiste più. E questo introduce delle problematiche di grande spessore, perché la protezione umanitaria non è, come certe volte si è fatto trasparire così anche nei talk show oppure nelle trasmissioni o in alcune dimensioni mediatiche, come una sorta di orpello supplementare che c'è nella normativa italiana e di cui ci si potrebbe facilmente privare. Non è così. Intanto perché nel contesto europeo istituti simili alla protezione umanitaria sono presenti in moltissimi paesi, appunto, dell'Unione Europea. E poi perché nel nostro paese la protezione umanitaria assolveva ad una funzione centrale dentro il sistema di protezione internazionale. Il nostro sistema di protezione internazionale era un sistema sostanzialmente tripartito, che comprendeva l'istituto del rifugio, quindi la protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra, l'istituto della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Questa articolazione, questo insieme di istituti che convergevano nella costruzione di un meccanismo di tutela della protezione internazionale, è stato il prodotto di uno sviluppo della civiltà giuridica. Inizialmente si è partiti, trattando appunto di protezione internazionale, da quello che era definito lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Poi però nel corso dell'esperienza umana ci si è resi conto dei limiti di questo istituto. Limiti di questo istituto perché? Perché la casistica prevista dalla Convenzione di Ginevra poi non riusciva a coprire tutte quelle situazioni in cui venivano messi a rischio dei diritti fondamentali della persona. E di questo limite della Convenzione di Ginevra se ne è preso atto anche formalmente quando appunto nel 2004 con una direttiva europea, nel 2007 con il decreto legislativo 251/2007, che è uno dei testi fondamentali per quanto riguarda la protezione internazionale in Italia, accanto allo status di rifugiato si è introdotto l'altro istituto, appunto la protezione sussidiaria, che a sua volta, come dire, garantisce la protezione in una specifica casistica. Ma anche in questa maniera, quindi mettendo insieme lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ci si è resi conto che comunque la variabilità della condizione umana e purtroppo la variabilità dei tanti meccanismi attraverso cui la condizione dell'essere umano viene sottoposta a oppressione, a violazioni e quant'altro, ci si è resi conto che comunque anche questi due istituti erano in qualche maniera insufficienti. Quindi nel nostro sistema la protezione umanitaria, prevista dall'articolo 5,6 del decreto legislativo 286/98, il testo unico in materia di immigrazione, la protezione umanitaria svolgeva questa importantissima funzione. Ovvero garantire un meccanismo, un dispositivo attraverso cui poteva essere riconosciuta la protezione in casi che non erano codificati, perché noi possiamo anche qui metterci a fare l'elenco di tutte le possibilità che si possono creare nel mondo, ma non riusciremo mai ad esaurirle. Quindi abbiamo bisogno di un istituto aperto, cioè un istituto che dica, indipendentemente dai casi specifici, se si viene a verificare una situazione per cui diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta Costituzionale, diritti fondamentali previsti da trattati internazionali vengono violati, vengono messi in discussione, in questi casi occorre garantire una tutela a prescindere dalle tutele già previste e specificate attraverso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Quindi l'articolo 5,6, il comma 6 è proprio quello che è stato abrogato dal decreto legge Salvini, prevedeva proprio questa possibilità, cioè trattando del rifiuto della revoca del permesso di soggiorno, il comma 6 diceva che il rifiuto del permesso di soggiorno poteva essere operato tranne nei casi in cui non emergessero seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali contratti dallo Stato italiano. Perché se si veniva a creare questa situazione doveva scattare la protezione per l'appunto definita umanitaria. Peraltro anche quando noi parliamo di obblighi internazionali parliamo sempre anche di obblighi costituzionali, perché la nostra Costituzione prevede espressamente che appunto gli obblighi internazionali siano rispettati dallo Stato italiano e siano applicati e resi operativi. Quindi la tutela umanitaria era un dispositivo giuridico fondamentale attraverso cui venivano attuate delle garanzie costituzionali. Facciamo un esempio, quello più semplice. La nostra Costituzione prevede nell'articolo 10,3 che debba essere garantito l'asilo al soggetto, alla persona a cui nel suo paese non sono garantite le libertà e le garanzie democratiche che sono garantite in Italia. Questo articolo, questa previsione, per esempio, in fin dei conti, dopo un lungo tragitto che poi dopo riprenderemo in una fase successiva della relazione, però in fin dei conti questo dispositivo trovava attuazione proprio attraverso la tutela umanitaria, perché in realtà dentro la protezione sussidiaria e dentro lo status di rifugiato non è contenuta una previsione di questo tipo. Quindi in sostanza la protezione umanitaria era un dispositivo aperto, non definito nella casistica, attraverso cui veniva data la possibilità in determinate situazioni, valutato che in quel contesto venivano messi in discussione, venivano chiamati, venivano coinvolti diritti fondamentali della persona, diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale, in ragione di questo contesto veniva appunto previsto la possibilità di ricorrere alla protezione umanitaria e quindi comunque di garantire una tutela, anche se quella tutela non era prevista dagli altri istituti di protezione internazionale. Ora, l'incongruenza che si viene a creare oggi, alla luce del decreto di legge Salvini, intanto è questa. Viene abrogata la protezione umanitaria, ok, ma la protezione umanitaria è attuativa di diritti di rilevanza costituzionale. I diritti di rilevanza costituzionale non possono fortunatamente ancora essere abrogati con un decreto legge. Quindi rimane intanto un problema. I diritti costituzionali continuano ad esistere, ma è stata tolta la possibilità, è stato tolto lo strumento attraverso cui questi diritti costituzionali potevano essere attuati nei contesti appunto che prima accennavo. Quindi in sostanza la protezione umanitaria, diciamo così, rientra come istituto in quelle che vengono definite leggi costituzionalmente obbligatorie, cioè quelle leggi fatte dallo Stato attraverso cui si attuano diritti e dispositivi di natura costituzionale. Ora, la Corte Costituzionale, parlando proprio di questo tipo di leggi, cioè leggi costituzionalmente obbligatorie, scrive questa cosa che vado a leggere. Una volta venute ad esistenza, quindi le leggi costituzionalmente obbligatorie, quindi nel nostro caso la protezione umanitaria, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono lo strumento. Questa affermazione della Corte Costituzionale è estremamente chiara. Cioè, tu puoi modificare una legge
costituzionalmente obbligatoria, cioè una legge che rappresenta uno strumento di attuazione di precetti costituzionali, la puoi modificare, ma nel modificarla devi individuare una disciplina o altri strumenti attraverso cui quella stessa tutela può essere garantita, perché il diritto che ha a monte permane e il diritto che ha a monte a sua volta esige la sussistenza di strumenti attraverso cui possa essere attuato. E quindi qui individuiamo la prima gravissima criticità del decreto legge Salvini, perché è stata abrogata la protezione umanitaria, ma non è stata individuata, non sono stati individuati strumenti alternativi diversi attraverso cui attuare la medesima tutela. Ed è ovvio che sia così, perché nell'intenzione del Ministro dell'Interno e del Governo non c'era modificare una disciplina, ma eliminarla, togliere proprio alla radice lo strumento attraverso cui la garanzia costituzionale veniva attuata. Ora, dove precedentemente nei diversi testi di legge si faceva riferimento alla protezione umanitaria, con questo decreto legge la dicitura protezione umanitaria ovviamente è stata tolta, perché è stata abrogata a monte la norma che ne prevedeva l'esistenza, e spesso e volentieri in luogo della dicitura protezione umanitaria è stato inserito invece il riferimento ad una serie di permessi di soggiorno. Quindi in un articolo dove prima c'era scritto si faceva riferimento alla protezione umanitaria, attualmente si fa riferimento ad una, si introduce una frase che è quella che vado a leggere. Al posto della protezione umanitaria abbiamo il permesso di soggiorno per cure mediche, nonché i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, eccetera, e vengono elencati, viene fatto un elenco di una serie di permessi di soggiorno. Quindi, che cosa dobbiamo evidenziare a riguardo? Dobbiamo evidenziare che da un lato è stata eliminata la protezione umanitaria, dall'altro si è tentato, facendo riferimento a questi permessi di soggiorno inseriti proprio nel luogo giuridico dove prima era la protezione umanitaria, si sta tentando di accreditare l'idea che la protezione umanitaria sia stata tolta, ma al suo posto sono stati inseriti altri strumenti, altre modalità attraverso cui possono essere garantite le medesime tutele. Ora, questa operazione, anticipo una mia valutazione, è assolutamente falsa, cioè non è vera. Non è vero che i permessi di soggiorno che vengono elencati al posto della protezione umanitaria garantiscono la tutela che precedentemente garantiva la tutela umanitaria, veniva garantita dalla protezione umanitaria. Quindi in sostanza viene accreditata come una sorta di compensazione di questa abrogazione, ma la compensazione è finta. Perché è finta? Lo andiamo a vedere, cioè andiamo adesso a vedere questo elenco di permessi di soggiorno che vengono nominati, denominati, inseriti nel testo di legge e che teoricamente dovrebbero recuperare la parte almeno della tutela prima garantita attraverso la protezione umanitaria. Allora, i permessi di soggiorno che vengono indicati sono i seguenti. Li elenco non nell'ordine riportato nel decreto legge. L'articolo 18, qui facciamo riferimento adesso al testo unico in materia di immigrazione. Si fa riferimento all'articolo 18, permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione. Allora, si tratta di un permesso di soggiorno denominato per protezione sociale, che riguarda vittime di violenza in territorio italiano e che per sottrarsi all'organizzazione criminale a cui sono subordinati o sottoposti emergono e chiedono sostanzialmente un permesso di soggiorno. Adesso io faccio chiaramente una sintesi anche molto approssimativa, ma questo permesso di soggiorno, cioè il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione, era già esistente, era già previsto, cioè non viene introdotto adesso a compensazione dell'abrogazione della protezione umanitaria. Gli viene cambiato nome,
invece che permesso di soggiorno per protezione sociale diventa un permesso di soggiorno per casi speciali, i casi speciali. Ma tolta la denominazione, il permesso di soggiorno era già esistente. Poi viene richiamato l'articolo 18 bis, sempre del testo unico in materia di immigrazione, ovvero sia il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. Permesso di soggiorno già esistente. Diventa anche questo un permesso di soggiorno per casi speciali. Cambia la denominazione, ma il permesso di soggiorno già c'era. Anzi, rispetto a quello che già c'era, viene in qualche maniera ridimensionato, perché il permesso di soggiorno per casi speciali ha la durata di un anno, mentre precedentemente per questa tipologia di casi veniva rilasciato un permesso di soggiorno appunto per motivi umanitari che aveva la durata di 2 anni. Quindi il permesso di soggiorno già c'era, addirittura viene cambiato il nome e viene restretto anche l'ambito, diciamo così, la portata del permesso di soggiorno stesso. Poi abbiamo il permesso di soggiorno inserito, questo è un permesso di soggiorno nuovo, permesso di soggiorno per cure mediche, inserito nell'articolo 19,2 lettera D bis del testo unico in materia di immigrazione. In effetti questo ha un elemento di novità, perché il permesso di soggiorno per cure mediche era già previsto precedentemente, ma riguardava unicamente i casi di soggetti che entrano in territorio italiano con un visto d'ingresso per cure mediche, per fare delle cure, quindi una volta che sono in territorio italiano gli viene rilasciato questo permesso di soggiorno. Mentre non era previsto per i soggetti che si trovano magari regolarmente in territorio italiano, ma che comunque a causa di gravi condizioni di salute non possono essere espulsi e hanno diritto all'assistenza primaria, fondamentale per la propria sopravvivenza. Quindi in questo caso viene inserito un nuovo permesso di soggiorno, che è il permesso di soggiorno per cure mediche, relativo proprio alle persone che si trovano già in territorio italiano, anche in condizioni di irregolarità e che hanno bisogno di cure mediche urgenti. Nell'articolo si parla di persone che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità accertate mediante idonea documentazione. Questo è un permesso di soggiorno nuovo, ma che in realtà interviene su una situazione di fatto preesistente, cioè anche prima non era previsto il permesso di soggiorno per cure mediche, ma la persona che si trovava in territorio italiano, anche se irregolare, che versava in condizioni di estrema gravità, come indicate nell'articolo, comunque non potevano essere espulse. Quindi questo è un elemento che razionalizza questa situazione, ma che in realtà dal punto di vista delle tutele non è che estenda chissà quanto, siamo più o meno in una situazione di fatto che già c'era. Poi viene citato l'articolo 20 bis, il permesso di soggiorno di quell'articolo 20 bis, sempre del testo unico in materia di immigrazione. Questo permesso di soggiorno è cosiddetto per calamità naturali, permesso di soggiorno per calamità naturale. Questo è un permesso di soggiorno nuovo che non era previsto e viene riconosciuto quando il paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare il ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Questo è un permesso di soggiorno nuovo, però è anche vero che già esisteva una previsione similare nell'articolo 20 del testo unico in materia di immigrazione, che prevede la protezione temporanea, una serie di casi di protezione temporanea, e tra i vari casi era prevista anche i casi di gravi disastri naturali. Questo permesso di soggiorno è un po' diverso perché non fa una valutazione generale, guarda più la situazione individuale, però diciamo che interviene in un ambito di protezione che in qualche maniera era quantomeno in parte già assicurato dal precedente articolo 20, che parla per l'appunto di protezione temporanea anche in caso di disastri naturali. Poi si fa riferimento al permesso di soggiorno di cui l'articolo 22,12 quater del testo unico in materia di immigrazione, permesso di soggiorno conseguente a grave sfruttamento lavorativo, anche in questo caso permesso di soggiorno già esistente, viene cambiato il nome, viene denominato adesso permesso per casi speciali, ma era già assolutamente previsto dal testo unico in materia di immigrazione.
E poi viene inserito una nuova tipologia di permesso di soggiorno, questa veramente nuova, all'articolo 42 bis, ed è il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Questo veramente non aveva pari prima, perché non è facile immaginare un permesso di soggiorno che viene dato sulla base di una legge del 1958 a chi compie atti di eroismo, soprattutto in particolare a tutela della patria e del ristabilimento dell'ordine nel paese. Questo è veramente nuovo, e però io mi prendo la licenza nel prosieguo della relazione di far finta proprio che non c'è, ma anche per una questione di dignità della relazione e della materia che stiamo trattando. E poi infine abbiamo il permesso di soggiorno per protezione speciale, che dentro la materia della protezione internazionale va a sostituire quell'articolo 32,3 del decreto legislativo numero 25 del 2008, che era appunto il meccanismo attraverso cui dentro l'istituto della protezione internazionale era possibile accedere alla protezione umanitaria. Cioè il precedente articolo 32,3 del decreto legislativo 25/2008 prevedeva che se la commissione territoriale non riconosceva lo status di rifugiato, non riconosceva la protezione sussidiaria, ma individuava in quel caso dei particolari motivi umanitari, dava indicazione al questore di rilasciare il relativo permesso. Avendo tolto la protezione umanitaria, l'articolo 32,3 è stato completamente modificato e attualmente prevede invece la possibilità che la Commissione disponga il rilascio non più di un permesso per motivi umanitari, ma di un permesso per protezione sociale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19,1 e 1.1 del testo unico in materia di immigrazione. Prima parlavo di scatole cinesi, purtroppo è così, cioè i riferimenti sono fatti in questa maniera, quindi cerchiamo di seguire un po' il canovaccio. Allora, quindi viene tolta la possibilità da parte della Commissione di disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e viene invece inserita la possibilità di rilasciare un permesso per protezione sociale. Ma in che condizioni? Sulla base di quali presupposti? I presupposti sono quelli previsti dall'articolo 19,1 e 1.1, che è l'articolo che disciplina dentro il testo unico in materia di immigrazione i casi di divieto di espulsione. Quindi poi se andiamo a leggere che cosa prevedono questi commi, cioè quindi qual è il fondamento del permesso di soggiorno per protezione per protezione speciale. Il fondamento sono questi due comma dell'articolo 19 che dicono questa cosa qui. Il primo dice: in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, oppure possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato in cui può essere sottoposto a questa persecuzione. L'altro comma dice: non sono ammessi il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Quindi il permesso di soggiorno per protezione speciale, che sostituisce quello per motivi umanitari, si radica su un fondamento che è quasi totalmente sovrapponibile a quello previsto per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. Vengono usati addirittura gli stessi termini, con una differenza che poi dopo vedremo in un momento successivo, però sostanzialmente è la medesima, in gran parte sono i medesimi presupposti che, se sussistessero, consentirebbero di rilasciare o il permesso per protezione sussidiaria oppure il riconoscimento dello status di rifugiato. È una sorta di sovrapposizione, quindi è un po' un gioco che viene fatto attraverso questa nuova tipologia di permesso di soggiorno che viene inserito nell'articolo 32,3 del decreto legislativo 25/2008. Quindi, fatta la disamina
dei permessi di soggiorno che vengono citati nel decreto legge a compensazione dell'abrogazione della protezione umanitaria, ci rendiamo conto che questi permessi di soggiorno non compensano assolutamente niente, ripropongono istituti in gran parte già esistenti o formalmente o di fatto, e rimane fuori una pluralità di diritti fondamentali che prima venivano invece garantiti e attuati attraverso la protezione umanitaria. Io ne voglio elencare qualcuno, ma così a mero titolo di esempio: il diritto alla vita, al rispetto della vita privata, e il diritto al rispetto dei percorsi di integrazione sociale maturati dal richiedente, richiamati, diritto che si radica nell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto alla famiglia e all'unità familiare, il diritto alla tutela della salute, che non è riducibile, no, ai trattamenti salvavita. La salute è un concetto più articolato, più complesso, ce ne dà una definizione l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice appunto la salute è uno stato di benessere più complessivo, non riguarda solamente le condizioni estreme, no, di grave difficoltà fisica, e quindi tutte le posizioni di vulnerabilità che possono derivarne. Immaginiamo per esempio tutte le vulnerabilità che può presentare un soggetto che, in conseguenza a vicende drammatiche vissute in qualche paese, vive un momento particolarmente difficile dal punto di vista anche psicologico. I diritti inviolabili dell'uomo, quei diritti inviolabili dell'uomo che sono elencati nell'articolo 2 della nostra Costituzione, tutte le situazioni in cui si denota una povertà estrema, la fame, la carestia, tutte situazioni che noi abbiamo affrontato fino ad oggi attraverso l'istituto della protezione umanitaria. I diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, insomma tutte una serie di convenzioni internazionali che fissano chiaramente come diritto fondamentale della persona il diritto a un livello di vita adeguato e soprattutto la libertà dalla fame. Oggi il problema della fame, quindi una condizione essenziale di vita, in questo costrutto del decreto legge Salvini non ha più spazio. E lo stesso diritto all'asilo politico, chiamiamolo così, previsto dall'articolo 10,3 della nostra Costituzione, su cui poi torneremo più avanti. E così poi tutta una serie di situazioni che noi non possiamo immaginare a tavolino, ma che possono prodursi nella realtà. Faccio un esempio. Io ho avuto modo di seguire dall'interno il processo a Luca Traini per i fatti di Macerata. Lì ci sono state delle vittime, delle persone che sono state colpite, ferite gravemente all'interno di un attentato, in conseguenza ad un attentato di matrice chiaramente razzista e neofascista. Allora, non so, immaginiamo una situazione di questo tipo. Delle persone vengono in Italia per chiedere protezione, non parlo dei soggetti reali del processo, è un esempio. Vengono in Italia a chiedere protezione e un giorno, camminando per strada, vengono colpiti attraverso delle armi da fuoco e feriti gravemente, senza aver commesso niente, senza nessuna colpa. Non sembra logico, no, che l'ordinamento giuridico, all'interno del quale si è verificato un fatto così grave, ponga per esempio un elemento anche di riparazione, di ricomposizione rispetto al soggetto, alla vittima di questo attentato, dandogli la possibilità di vivere nel territorio italiano, riconoscendogli la possibilità di stare nel territorio italiano, a prescindere dai presupposti, per quello che gli è successo, per quello che questo ordinamento giuridico non è stato in grado di evitare, e se non è stato in grado di evitarlo, quantomeno di compensarlo. Non sarebbe giusto in una situazione di questo tipo dire alle vittime che sono in prognosi riservata, in ospedale, ok, è successa questa cosa, vi riconosciamo la protezione umanitaria. Questo per dire quanto alta è la variabilità dei casi, delle situazioni che possono richiedere un intervento di questo tipo all'ordinamento giuridico. Ebbene, oggi non abbiamo più lo strumento di base per poter operare
questo tipo di intervento. E i permessi di soggiorno che abbiamo menzionato prima, oltre a non compensare diciamo così, il vuoto che si è creato con l'abrogazione della tutela umanitaria, addirittura in qualche maniera subiscono essi stessi un peggioramento dal decreto legge Salvini. Perché? Perché il decreto legge Salvini, lo semplifico così, senza decreto legge numero 113 del 2018, per tutti quei permessi di soggiorno che abbiamo prima menzionato, prevede, nel caso in cui ci sia la necessità di rivolgersi ad un giudice per fare valere magari il fatto che il permesso non è stato riconosciuto, non è stato dato, prevede un tipo di iter giudiziario che è fortemente menomato rispetto a quello che era precedentemente previsto. Cioè, questi permessi di soggiorno vengono menzionati dentro le modifiche introdotte dal decreto legge Salvini e nel menzionarli vengono immessi dentro lo schema di processo giudiziario che è stato riservato proprio alla protezione internazionale. E cioè un processo pesantemente menomato che non prevede un grado d'appello e che prevede una serie di restrizioni rispetto a quello che è il processo normale, ordinario, processo civile ordinario. Ma già basta dire che è stato eliminato un grado del giudizio per evidenziare la differenza verticale che c'è tra le garanzie che riguardano questo tipo di istituti e le garanzie che possono riguardare una lite di condominio. Cioè, la lite di condominio è più tutelata a livello giudiziario rispetto al problema del mancato rilascio di un permesso di soggiorno di questo tipo. Quindi non solo quei permessi di soggiorno non compensano il vuoto, ma addirittura le modifiche sono state anche l'occasione per attaccare quegli stessi permessi di soggiorno che già c'erano, inserendoli dentro una disciplina giuridica che in qualche maniera ne riduce le garanzie. E quindi il primo grande problema che noi ci troviamo ad affrontare riguarda proprio questo enorme vuoto che l'abrogazione della protezione umanitaria ha determinato. Un vuoto che noi stiamo trattando oggi sotto il profilo giuridico, ma quando attraverso la dimensione mediatica, no, si tratta di questa vicenda e si dice no, ma non c'è più il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ci sono più i motivi umanitari, il problema travalica i confini giuridici, perché abbiamo un problema dell'istituto giuridico, ma a livello culturale l'idea che un ordinamento giuridico si privi di uno strumento così essenziale qual è la tutela umanitaria, e questo introduce una regressione sul piano della cultura giuridica e della cultura umana. Perché sembrerebbe, no, un concetto di base che comunque in qualsiasi ordinamento sia previsto un meccanismo per cui se ci sono delle esigenze umanitarie, queste esigenze umanitarie hanno possibilità di concretizzarsi in un'azione. Nel nostro ordinamento giuridico non è più possibile, e questo credo che sia un problema di estrema gravità, che introduce poi tutta una problematica, invece dal punto di vista giuridico, anche di gestione di quella che possiamo chiamare la situazione transitoria, la situazione intertemporale, no? Che cosa succede adesso, per esempio, riguardo ai procedimenti in corso e quant'altro. Questo aspetto lo tratteremo però nella seconda parte, quindi per il momento ci fermiamo alla considerazione di carattere generale relativa a questa abrogazione. L'altra finestra che andiamo ad affrontare riguarda invece il tema del trattenimento. Il tema del trattenimento è un tema molto delicato, no? Perché quando parliamo di trattenimento dei migranti, quindi ci vengono in mente quelli che erano i centri di identificazione e di espulsione, adesso i centri per il rimpatrio. Comunque sappiamo che stiamo parlando della limitazione della libertà di alcune persone che non hanno commesso illeciti penali o reati, quindi solamente per la loro condizione di irregolarità del soggiorno. Quindi il trattenimento è un tema che va trattato con estrema delicatezza. Per quanto riguarda la protezione internazionale, c'è un principio di diritto generale
sancito anche dal diritto sancito primariamente dal diritto comunitario, che dice che il richiedente protezione, cioè colui che viene nel nostro paese per chiedere la protezione internazionale, non può essere trattenuto solo per esaminare la sua domanda. Cioè non posso dire, ok, tu mi chiedi la protezione internazionale, allora io ti trattengo, ti incarcero, tra virgolette, fin tanto che non ho esaminato la tua domanda. Questa cosa è vietata. Anche qui abbiamo a che fare con un principio di civiltà giuridica. Se una persona scappa da un paese, arriva in un altro paese e chiede protezione, insomma, metterlo dentro una gabbia, come erano le gabbie di Via Corelli che ho avuto modo di visitare, mi sembra una cosa vergognosa. Quindi giustamente il diritto comunitario e il nostro diritto interno precedentemente prevedeva e prevede che il richiedente non può essere trattenuto solo per esaminare la sua domanda. Quindi prima del decreto legge Salvini erano previste delle ipotesi di trattenimento del richiedente, ma queste ipotesi di trattenimento erano tutte collegate a profili di, diciamo così, di pericolosità. Cioè, sussistendo dei profili di pericolosità, che adesso non andiamo ad esaminare, sarebbe troppo lungo, però in presenza di una serie di profili di pericolosità oppure del rischio di fuga, scattavano i meccanismi di trattenimento, ma solo in presenza di questi profili, perché per il resto doveva valere il principio generale secondo cui il richiedente non può essere trattenuto semplicemente per esaminare la sua domanda di protezione. Ora il decreto legge interviene anche su questo piano, prevedendo che cosa? Prevedendo che tra le ipotesi di trattenimento del richiedente ci sia anche quella finalizzata alla determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza. C'è un motivo che ai sensi del decreto legge attualmente consente di trattenere un richiedente è la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza. È come dire sempre, perché a meno che un richiedente non venga in Italia con il passaporto e tutta la documentazione che certifica il paese da cui proviene, la cittadinanza, la propria identità, a meno che non sia questo caso, che è un caso estremamente marginale rispetto alla pluralità di richiedenti che vengono nel nostro paese, normalmente il richiedente non ha i documenti di identità con sé. Magari ha qualcosa che può certificare la provenienza geografica, ma non qualcosa che può certificare la propria identità. Consideriamo che ci sono molti paesi africani nei quali ancora le nascite nei villaggi vengono trascritti nel libro di famiglia, cioè non ci sono neanche gli uffici anagrafe. Quindi addirittura ci sono situazioni dove quasi è impossibile arrivare in Italia con i documenti che dimostrano la propria identità e la propria cittadinanza. Quindi adesso che cosa succede? Succede che è stato costruito un meccanismo attraverso cui in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, quando lo si riterrà opportuno, sarà possibile rinchiudere il richiedente protezione e sottoporlo a trattenimento, perché d'ora in poi non sarà più necessario dimostrare che c'è un pericolo di fuga, non sarà più necessario dimostrare che quel richiedente è pericoloso, ma sarà sufficiente dire che è incerta la sua cittadinanza o che è incerta la sua identità, e solo con questo motivo potrà scattare il trattenimento. Il trattenimento che avviene in prima battuta negli hotspot. Gli hotspot sono questi centri di crisi, tra l'altro mal disciplinati, non si capisce bene come debbano essere gestiti, ma adesso questo non affrontiamo questo tema che sarebbe troppo lungo. Cioè, questi sono in questi punti di crisi avviene il primo trattenimento del richiedente per cui si vuole accertare la cittadinanza o l'identità. E questo è un altro passaggio molto grave, perché fino a prima del decreto legge Salvini, i cosiddetti hotspot, questi centri di crisi, comunque erano qualificati come centri di accoglienza strani, alcuni gestiti dalle forze armate, quello che vogliamo, però formalmente qualificati centri di accoglienza. Adesso
questi centri diventano automaticamente dei centri invece di trattenimento. E il richiedente può essere trattenuto fino a 30 giorni all'interno di questi centri, dopodiché, se ancora non è stata accertata l'identità o non si ha sufficiente determinazione dell'identità e della cittadinanza del soggetto, il richiedente può essere trasferito invece in un centro per i rimpatri per ulteriori 180 giorni. Tra l'altro, da come è scritto il decreto, questi periodi si sommano, quindi parliamo di 6 mesi più quindi in tutto di 7 mesi. 7 mesi di trattenimento legittimato, giustificato con il fatto di accertare la nazionalità. E questo poi determina ricaduta una serie di conseguenze negative, perché poi sapete, almeno chi lavora sul piano giuridico, che alla condizione di soggetto trattenuto corrispondono poi una serie di limitazioni sul piano dei diritti, non solo sul piano della libertà, ma anche sul piano delle procedure, del diritto a vedere sospeso l'allontanamento in attesa dell'esito della richiesta di protezione. Insomma, per chi è trattenuto sono previste procedure particolari molto più limitate nelle garanzie. Quindi abbiamo un doppio problema, che il trattenimento può essere effettuato praticamente in quasi tutte le circostanze, a discrezione dell'autorità di polizia e di chi opera in quel determinato contesto. Inoltre, determinando la condizione di trattenimento, immette il richiedente anche in una condizione di minorazione dei propri diritti sul piano della procedura della richiesta di protezione internazionale. Per quanto riguarda sempre la finestra sul trattenimento, poi dobbiamo sottolineare un altro aspetto, e cioè che i tempi di trattenimento vengono estesi in tutti i casi, quindi anche al di fuori della disciplina in materia di protezione internazionale, quindi in tutti i casi di trattenimento previsti dalla normativa in materia di immigrazione, il trattenimento viene elevato, viene esteso dai precedenti 90 giorni agli attuali 180 giorni. Quindi 6 mesi di trattenimento. Su questo ricordo che, insomma, nel corso degli anni ci furono anche molte battaglie civili proprio per ridimensionare questo periodo di trattenimento, considerato profondamente illegittimo e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tra l'altro, poi nel nostro paese abbiamo atti di commissioni parlamentari che comprovano gli abusi e le violenze commesse dentro i centri di quelli che all'epoca si chiamavano centri di identificazione ed espulsione. Ebbene, dopo tutte queste battaglie, che quantomeno avevano portato a ridurre il periodo di trattenimento a 90 giorni, adesso vediamo tutto annullato e tutto riportato a un periodo estremamente più lungo. Ma la questione del trattenimento dentro il decreto legge riguarda anche un'altra situazione molto, molto, molto grave, a mio avviso, e va assolutamente evidenziata. Il decreto legge interviene anche nella disciplina delle espulsioni contenuta nel testo unico in materia di immigrazione. In particolare interviene su, diciamo così, la procedura di esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Che cosa modifica in questa parte? Allora, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera prevede, anche questo è stato il frutto di lunghe battaglie, comunque poi alla fine si è arrivati a prevedere che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia convalidato da un giudice, perché nel momento in cui il questore decide che un soggetto vada fisicamente preso e portato fuori dall'Italia, in quel momento chiaramente si verifica un intervento, diciamo così, sull'habeas corpus, cioè comunque sui diritti, sulle libertà fondamentali della persona, e quindi quel provvedimento di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera va convalidato da un giudice. Ora il problema è che cosa succede mentre si attende la convalida del giudice. Precedentemente era previsto che la persona fermata oggetto dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera venisse, in attesa della convalida,
condotta in un centro per i rimpatri, a meno che la convalida non venisse fatta nell'arco di pochissime ore, quindi prima dell'accompagnamento del centro, dell'interessato nel centro. Viene modificata proprio questa parte, cioè viene modificata la parte di gestione del corpo della persona che deve essere espulsa. E come viene modificata? Viene modificata prevedendo questa cosa, cioè prevedendo che se nel circondario del tribunale dove è collocato l'ufficio del giudice di pace che deve fare la convalida, se nel circondario non si individuano posti disponibili dentro cui collocare il migrante in attesa della convalida, che cosa succede? Su richiesta del questore, il giudice di pace può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di quel periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato. Ora, non so se ci rendiamo conto di qual è l'oggetto del problema. Cioè, qui noi parliamo di strutture idonee e diverse, senza altre definizioni, nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Quindi parliamo di luoghi di polizia, posti di polizia, all'interno dei quali un soggetto che non ha commesso nessun reato può essere trattenuto fino ad un massimo addirittura di 6 giorni. Perché? Perché la convalida può essere richiesta entro 48 ore da quando è stato fermato l'interessato. Il giudice di pace ha 48 ore per fare la convalida e può autorizzare il trattenimento del richiedente presso gli uffici di polizia per altre 48 ore. Il tempo può essere più breve, ma comunque può arrivare ad un massimo di 6 giorni. Questo in un ordinamento giuridico dove, in caso di fermo o di arresto, quindi nel caso in cui si commetta un reato, sotto il controllo del pubblico ministero, dentro un meccanismo fortemente disciplinato, comunque tutta la procedura deve esaurirsi massimo in 4 giorni. Ed il soggetto fermato, arrestato, viene collocato in contesti ben disciplinati e controllati da un pubblico ministero che è titolare delle indagini. Qui abbiamo 6 giorni in cui, adesso c'è questa autorizzazione che deve provenire dal giudice di pace, ma adesso a parte se abbiamo qualche giudice di pace particolarmente illuminato, ma chi ha seguito le procedure di espulsione in questi anni sa bene come funzionano queste autorizzazioni che vengono date al giudice di pace. In questo contesto abbiamo la possibilità di tenere in un posto di polizia indefinito, anonimo, fino a 6 giorni, perché poi gli ultimi 2 giorni viene spostato in un posto di frontiera, anche lì dove, come, in che situazione, un soggetto che non ha commesso nessun reato. Allora io credo che questa previsione sia di una gravità estrema, sia di una gravità estrema, perché in qualche maniera si riabilita l'idea che ci possano essere luoghi di polizia non sottoposti a un controllo ferreo, chiaro, serrato, anche in termini temporali, dove il soggetto può essere trattenuto per un tempo molto lungo. E questo dal punto di vista dei principi di diritto è una cosa gravissima in sé, ma assume una particolare gravità in un paese come il nostro, dove si verificano vicende come quelle di Cucchi. In un paese dove, nonostante che sia chiaro quello che è successo a Cucchi, oramai comprovato, il ministro dell'Interno ancora non si è espresso chiaramente in termini di condanna. Allora, io credo che prevedere attraverso questo meccanismo che un cittadino straniero che ha l'unica responsabilità eventualmente di trovarsi in posizione di soggiorno irregolare in Italia, oltre tutte le altre dinamiche normative che poi condizionano la sua situazione, che possa essere inserito in questi luoghi
alla mercé delle autorità di pubblica sicurezza, mi sembra un arretramento dal punto di vista del diritto molto, molto, molto profondo. La terza finestra che voglio affrontare, poi adesso tra breve faremo anche una pausa, la terza finestra che voglio affrontare riguarda invece un insieme di altri dispositivi attraverso i quali, tolta la protezione umanitaria, intensificati i meccanismi di trattenimento attraverso gli strumenti che abbiamo visto, una serie di altri dispositivi attraverso cui comunque, lavorando un po' da una parte o un po' dall'altra, in qualche maniera si continua, si tenta di restringere le possibilità e le opportunità dei richiedenti protezione nel nostro Paese. E da questo punto di vista va evidenziato intanto un intervento che viene effettuato riguardo ai parametri che disciplinano il diniego dello status di rifugiato o l'esclusione della protezione sussidiaria. Cioè, in alcuni articoli, l'articolo 12 per quanto riguarda l'articolo 12 del decreto legislativo 251/2007 e l'articolo 16 dello stesso decreto legislativo disciplinano i casi in cui, a prescindere anche dai presupposti, cioè anche se ci sono i presupposti per ottenere la protezione, ci sono dei casi in cui questa protezione può essere negata. Quindi nella versione precedente questa possibilità di negare la protezione anche in presenza dei presupposti veniva relegata a situazioni molto estreme ed in particolare a quelle situazioni in cui il richiedente rappresentava un pericolo per la sicurezza dello Stato. Quindi quando parliamo di sicurezza dello Stato parliamo di una cosa importante, un qualcosa che può mettere in crisi lo Stato, insomma, o comunque metterlo fortemente in pericolo come entità complessiva, oppure il caso in cui il richiedente risultava particolarmente pericoloso in conseguenza al fatto di aver avuto, di aver subito una condanna definitiva per una serie di reati molto gravi. Ecco, la modifica interviene proprio sui reati, cioè la platea di reati che possono essere considerati ai fini di negare, a prescindere sempre dai presupposti, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, la platea viene fortemente allargata, fino a ricomprendervi reati che sinceramente non hanno alcuna proporzione rispetto al diritto che viene messo poi in discussione. In particolare, l'elenco è lungo, ma io cito quelli più evidenti, in particolare viene inserito il reato di violenza o minaccia pubblico ufficiale. Cioè, reato di violenza o minaccia pubblico ufficiale, per chi ha un po' di dimestichezza con queste materie, sa che è un reato che viene contestato con estrema facilità da parte dei pubblici ufficiali, certe volte anche per mera ritorsione. Ma comunque è un reato di scarsissimo allarme sociale, che non può valere, no, la messa in discussione di un diritto soggettivo di tale spessore qual è quello è la protezione internazionale, di un diritto a avere protezione in mancanza della quale il soggetto potrebbe rischiare la vita. Quindi violenza e minaccia pubblico ufficiale, furto aggravato, furto in abitazione e poi attraverso, insomma, un meccanismo particolare per cui si tolgono alcune aggravanti, adesso non entriamo nel merito, addirittura diventa lo spaccio semplice, quindi non aggravato, quello che può essere contestato anche per circostanze, eventi di piccolissimo cabotaggio, diventa uno dei reati che giustificano, legittimano il diniego dello status di rifugiato o l'esclusione della protezione sussidiaria. Anche qui dobbiamo fare attenzione, perché il fatto che vengano commessi, cioè dobbiamo sempre tenere presente che la certezza del diritto e il rispetto del diritto come entità no, non disponibile quando questo riguarda diritti fondamentali della persona può essere tutelato e conservato solo se non diventa elemento, se non diventa variabile di altre vicende. Cioè, se io ho il diritto a chiedere la protezione internazionale e ad averla perché magari ho i presupposti, non puoi dirmi no, non te la do perché
c'è resistenza pubblico, c'è violenza pubblico ufficiale o minaccia ad un pubblico ufficiale, o perché magari sei stato preso a spacciare un po' di marijuana. Cioè sono piani che non hanno nessun livello di proporzionalità. Certe volte è difficile far capire questo, cioè questo tipo di riflessione, perché quando magari si è di fronte alla commissione di un illecito penale si è portati un po' a considerare che comunque alla fine, se c'è un qualche meccanismo di punizione, non è così. Cioè la civiltà giuridica ci ha portato a proprio fissare il principio della proporzionalità come un principio cardine, perché dove non c'è proporzionalità non ci sono diritti, non è che ce ne sono di meno. Se non c'è proporzionalità non ci sono diritti tutelati. Quindi ci deve essere una proporzione tra il diritto che mi viene negato e il fatto che io ho compiuto. E questa proporzione in questo caso salta completamente. Stessa cosa per quanto riguarda la cessazione dello status di rifugiato della protezione sussidiaria. In questo caso non si parla di reati, ma si parla di un'altra vicenda. Cioè viene introdotto tra i motivi che possono giustificare la cessazione dello status di rifugiato o della protezione internazionale eventuali rientri nel paese di origine. Cioè la norma che viene introdotta dice è rilevante ogni rientro nel paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. Anche qui è irrazionale, è illogico. Una persona può rientrare nel paese di origine in mille maniere e per mille motivi. Quindi inserire questa possibilità, cioè di creare questo meccanismo, anche se non automatico, ma che in qualche maniera fonda la possibilità di far cessare lo status, semplicemente perché qui parliamo di status già riconosciuto, quindi magari parliamo di persone che stanno da anni in Italia e che magari in qualche maniera entrano nel loro paese. Questo non significa che automaticamente che non siano vere le condizioni per cui ne sono fuggite, può rientrare magari anche in maniera clandestina o in altre forme. Quindi mettere in discussione uno status già acquisito per un rientro nel paese di origine è di nuovo il riproporre il meccanismo della sproporzione, quindi la sproporzione come dinamica di restrizione. Di restrizione dei diritti e delle garanzie che dovrebbero disciplinare questa materia. Altre modifiche riguardano la domanda reiterata. La domanda reiterata, per chi appunto lavora in questo settore, sa bene di cosa si tratta, quindi è una richiesta che viene formulata dopo che una precedente è già stata valutata e respinta. Precedentemente, la domanda reiterata era considerata tra le ipotesi di inammissibilità, ma l'inammissibilità non era presunta tout court, cioè l'inammissibilità andava valutata attraverso una procedura particolare. Cioè il Presidente della Commissione effettuava un esame preliminare del caso, verificava se c'erano i margini di ammissibilità o di non ammissibilità e poi decideva se riteneva che era una domanda reiterata non ammissibile, la chiudeva senza farla esaminare alla Commissione. Però in questa procedura venivano tutelati anche alcuni diritti del richiedente. Perché? Perché il presidente che procedeva all'esame preliminare era tenuto comunque ad avvisare il richiedente che avrebbe fatto questo esame preliminare e ad avvisarlo che aveva il diritto entro 3 giorni di far pervenire delle memorie a sostegno della propria domanda reiterata. Quindi un meccanismo che, seppur contratto, no, ridotto ad un esame preliminare, comunque consentiva all'interessato di interloquire facendo pervenire anche delle memorie, delle argomentazioni a sostegno della domanda che era stata ripresentata. Ora con il decreto legge viene abrogata tutta la parte che prevede l'avviso al richiedente della procedura che viene posta in atto dal Presidente della Commissione e viene tolta la possibilità di presentare le memorie. Quindi semplicemente il Presidente della Commissione vede la domanda e poi eventualmente la chiude, l'archivia, la dichiara inammissibile. Quindi viene tolta la possibilità
precedentemente prevista di, in qualche maniera, da parte del richiedente, di intervenire in questo procedimento preliminare di verifica dell'ammissibilità. Oltre a questo viene introdotta una nuova ipotesi di inammissibilità secca, cioè quindi un'ipotesi per cui il Presidente non neppure si attiva, cioè è presunta per legge. E questo si verifica quando, la cosa viene disciplinata nel nuovo articolo 29 bis del decreto legislativo 25 del 2008, questa situazione si verifica quando lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale. Cioè qui si dice in sostanza, se c'è una fase, se è in esecuzione un provvedimento di allontanamento e tu presenti una domanda nonostante che la prima sia stata già valutata, rigettata o dichiarata inammissibile, l'inammissibilità viene considerata tout court, viene presupposta e quindi non si procede a nessuna valutazione della domanda e ha corso il provvedimento che è in fase di esecuzione. Su questo però bisogna fare una precisazione. Il testo di legge parla di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento. Quindi questo significa che si tratta di una domanda reiterata presentata nel momento in cui l'espulsione, l'allontanamento si sta effettuando. Cioè non basta che ci sia un provvedimento di espulsione, perché il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo. Quindi è un concetto, il fatto che l'espulsione sia immediatamente esecutiva è giuridicamente un concetto diverso da fase di esecuzione. Concetto utilizzato appunto nell'articolo. Quindi, a mio avviso, l'ipotesi prevista dall'articolo 29 bis e quindi della inammissibilità, chiamiamola così, secca, va individuata solo nel caso in cui la domanda reiterata sia presentata nel momento in cui si sta già operativamente effettuando l'allontanamento e non è sufficiente che ci sia semplicemente già un'espulsione disposta. Viene poi introdotto un nuovo procedimento chiamato procedimento immediato, quello che è stato molto pubblicizzato anche dal Ministro dell'Interno nei giorni precedenti all'emanazione del decreto. In che cosa consiste? È un procedimento che precedentemente non era previsto. È inserito all'interno dell'articolo 32 del decreto legislativo 25/2008 attraverso il comma 1 bis, che prima appunto non c'era. E che cosa prevede questo comma 1 bis? In che cosa consiste il cosiddetto procedimento immediato? Consiste nel fatto che se sussistono le condizioni di pericolosità che giustificherebbero il trattenimento del richiedente e il richiedente risulta sottoposto ad un procedimento penale per gli stessi reati di cui parlavamo prima a proposito del diniego della protezione internazionale anche pur in presenza dei presupposti, quando parlavamo appunto dell'allargamento della platea dei reati considerati rilevanti. Se sussistono le condizioni di pericolosità che potrebbero giustificare il trattenimento del richiedente in un centro e il richiedente risulta sottoposto a un procedimento penale per quei reati, tra cui quindi ricordo c'è anche violenza, minaccia pubblico ufficiale, furto, spaccio semplice, eccetera, eccetera, in presenza di queste condizioni si attiva una procedura particolare per cui il questore comunica immediatamente alla commissione competente per territorio la presenza del richiedente, si procede subito all'audizione, si decide contestualmente all'audizione e dopodiché se la richiesta non è accolta, come sicuramente non sarà accolta, il richiedente ha l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Questa procedura immediata riguarda i soggetti di cui ho parlato poco fa e anche i soggetti che eventualmente abbiano avuto, sempre per gli stessi reati, una prima condanna in primo grado.
Qual è la gravità della situazione che ho appena descritto? Allora, qui sostanzialmente il procedimento immediato è un procedimento che non garantisce niente, quindi questo siamo sicuri, c'è un soggetto che viene fermato, viene avvisata al volo la commissione, fanno l'audizione, il provvedimento e poi ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, non c'è nessuna forma di protezione, cioè non c'è nessuna tutela all'interno di questo procedimento. Questo procedimento viene riservato a delle categorie di persone. Le categorie di persone sono sostanzialmente due. Quelle che potrebbero essere trattenute in un centro e nel contempo risultano sottoposte a un procedimento penale, oppure quelle che pur non presentando profili di pericolosità risultano già condannate in primo grado per uno di quei reati di cui parlavamo prima. Ora, oltre alla procedura che non ha nessun tipo di garanzia, va sottolineato che per la prima categoria di persone si parla di soggetti sottoposti a un procedimento penale, cioè non di soggetti che abbiano subito una condanna, magari in primo grado, ma semplicemente sottoposti a procedimento penale, quindi la mera denuncia. Ora, proviamo ad immaginare anche, non so, i contesti di arbitrarietà che possono determinarsi in una situazione simile. Cioè, se io come pubblico ufficiale so che denunciando quella persona per minaccia pubblico ufficiale instauro questo tipo di procedura che non garantisce niente, i margini di arbitrarietà sono altissimi. Perché non abbiamo fiducia delle forze dell'ordine, delle forze di polizia? Perché lo Stato di diritto presuppone che rispetto alle forze di polizia ci siano delle garanzie ben precise a tutelare il cittadino. Poi ognuno, il problema della fiducia sulle forze dell'ordine se la vede con se stesso. Però intanto in uno Stato di diritto deve vigere questa regola. E la Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel ribadire che non si può attribuire rilevanza alla mera denuncia. Già è un problema attribuire rilevanza alla condanna di primo grado, perché fino a prova contraria la colpevolezza eccetera presuppone tutti i gradi di giudizio, ma ormai mi sembra che questo è uno di quei principi che si stanno liquefacendo nel corso della storia. Però quantomeno che ci sia un vaglio dell'autorità giudiziaria. Cioè non posso far derivare una procedura di questo tipo priva di ogni garanzia semplicemente dal fatto che sussiste una denuncia. È chiaramente incostituzionale. È chiaramente incostituzionale. Quindi il problema è sempre tenere presente che nel corso della storia anche la restrizione dei diritti spesso passa attraverso gradi successivi, no? Cioè le prime restrizioni vengono operate verso i soggetti cosiddetti riprovevoli o marginali, perché è più facile. Io le prime cose le faccio verso quelli che la società considera o marginali oppure criticabili. Ma una volta che io rompo un principio di diritto, una volta che lo metto in discussione, un principio cardine dello Stato di diritto, e poi dopo lì le cose si allargano. E diventa un problema sempre più ampio. Quindi qui viene recuperata la funzione, diciamo così, pregiudiziale della denuncia, della mera denuncia, che la denuncia, come sapete, cioè chiunque di noi può anche andare a fare una denuncia anche in questo momento contro qualcuno. Cioè la mera denuncia che assurge a criterio che consente di attivare procedure di questa gravità è veramente una cosa inaccettabile. Ultimi due punti, poi facciamo la pausa molto, molto rapidamente. Il decreto legge interviene anche sulla problematica dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione. Dopo molte battaglie, controversie eccetera, si era riusciti ad ottenere che nel decreto legislativo 142 del 2015 venisse chiarito che il titolare del permesso di soggiorno per richiesta di protezione inserito in una determinata struttura eccetera eccetera potesse conseguire la residenza.
La residenza non è cosa di poco conto, perché poi la residenza, essere residenti in un comune, significa poter accedere a tutta una serie di possibilità. Quindi avevamo ottenuto che questa possibilità di iscrizione anagrafica fosse riconosciuta in maniera chiara, nonostante l'opposizione di non pochi comuni. Con il decreto legge Salvini tutto ciò viene completamente cancellato. Viene chiaramente detto che il permesso di soggiorno per richiesta di protezione non consente l'iscrizione anagrafica e che è solamente un documento di riconoscimento, ma non consente di accedere all'iscrizione anagrafica. Quindi molto probabilmente le iscrizioni anagrafiche che sono state effettuate varranno fino alla conclusione del progetto all'interno del quale è inserito il richiedente, ma poi, insomma, se permanesse questo tipo di disposizione, a poco torneremo alla situazione pregressa, quindi all'impossibilità generalizzata di ottenere l'iscrizione anagrafica e di essere inseriti come residenti in un comune. L'ultima cosa che volevo accennare è che poi il decreto legge, attraverso una serie di norme che adesso non andiamo a vedere specificatamente, però attraverso una serie di meccanismi giuridici, di fatto avvia un processo di profonda destrutturazione dello SPRAR. Cioè viene ridotto, ridimensionato il ruolo degli SPRAR, che invece è la parte dell'accoglienza più avanzata, quella che coinvolge gli enti locali, che è diffusa nel territorio, quella che dovrebbe garantire maggior grado di civiltà anche nella gestione dell'accoglienza, viene fortemente ridimensionata e a vantaggio invece dei centri di accoglienza straordinari, cioè di quei centri di accoglienza che nel testo originario dovevano essere appunto straordinari e che invece diventano la regola e che sono certamente espressione di un meccanismo di accoglienza. Poi dopo c'è chi li può fare meglio e chi li può fare peggio, però sono figli di una filosofia dell'accoglienza che non è quella certamente più avanzata, che invece troviamo all'interno del sistema SPRAR.